Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui prontissime per un nuovo pomeriggio insieme rigorosamente a chiacchierare sulle ultime news delle ultime 24 ore, scusatemi il gioco di parole, anche perché come sempre sono successe veramente tantissime cose, tantissime novità dal mondo dello spettacolo e non solo. Prima di tutto, ciao Elvira, ben ritrovata. Ciao Alessia, ben ritrovata. Sei pronta per la puntata di oggi? Prontissima, abbiamo tantissimi Tanto. argomenti, parleremo soprattutto d'amore, lo possiamo dire. Siamo l'amore è nell'aria, diciamo che c'è la primavera alle porte, questa domenica cambia l'ora, quindi insomma abbiamo più tempo per parlarne apertamente, diciamo così. Esattamente, infatti l'amore è un po' il tema di questa puntata, come un po' anche delle altre, insomma, amori finiti, amori che si rinsaldano, amori anche nuovi, ne parleremo tra pochissimo. Iniziamo però subito da un fidanzamento più che ufficiale che prosegue a gonfie vele, e quello tra Valentino Rossi e la sua amata Francesca Sofia Novello, che nonostante la grande differenza d'età ormai sono una coppia più che fissa, sono carinissimi insieme, li vediamo anche sui social scherzare con mille foto, sono veramente molto molto belli e guardano anche al futuro, perché abbiamo detto, nonostante la grande differenza d'età, perché Valentino Rossi se li porta benissimo, Sì. però ha 42 anni, lei invece soltanto 27, ma pensano già a diventare genitori. Sì, diciamo che Valentino Rossi è sempre stato il tipico esempio del ragazzo con la sindrome da Peter Pan. Vero. L'abbiamo sempre visto in moto, sprezzante del pericolo e sprezzante anche di quelli che potevano essere i limiti anagrafici, come in questo caso, perché effettivamente la ragazza è molto molto giovane, però sembra che abbia finalmente trovato la donna della sua vita, perché effettivamente ha deciso di mettere radici e quindi di creare una famiglia molto molto grande. Eh sì, infatti, anche perché ormai è una relazione che dura da anni, dura da tempo. Come detto anche tu giustamente, Valentino Rossi è un po' stato, soprattutto da giovanissimo, perché ha iniziato la sua carriera da motociclista veramente molto molto giovane, un po' un eterno Peter Pan, ha cambiato spesso fidanzata, sempre bellissime, devo dire la verità, poi lui è molto simpatico, quindi saprà come affascinarle, però sembra che davvero questa sia la volta buona per mettere la testa a posto e soprattutto per costruire quanto prima una famiglia, anche perché ovviamente la carriera non può essere eterna, quindi bisogna pensare anche ad altro. E diciamo che ci è arrivato un pochino tardino a questa idea, però insomma meglio tardi che mai, anche perché diciamo che soprattutto nella gioventù Valentino Rossi era molto ammirato da tutti noi, perché effettivamente rappresentava il tipico bad boy, il ragazzaccio, e è caratteristica peculiare delle donne avere la cosiddetta sindrome da Croce Rossina, quindi cercare di trasformare il proprio uomo e di renderlo poi anche un pochino più maturo, diciamo così. Nel caso di Valentino Rossi, insomma, probabilmente questa decisione arriva anche, diciamo, verso la fine della sua carriera, perché comunque è una carriera molto, molto particolare, rischia la vita ogni volta, quindi probabilmente le scelte di vita sono legate anche a questo. E avvicinandosi alla fine della sua carriera, pensa comunque a voler creare una famiglia che possa comunque supportarlo anche dopo. Ecco, proprio lui ha dichiarato: ho avuto tante fidanzate, ma questa volta è tutto totalmente diverso. Sono a mio agio, mi sento al sicuro, voglio formare una famiglia, stiamo benissimo insieme, ridiamo, scherziamo, non pensiamo solo a ciò che sta succedendo in questo momento nel mondo. Infatti ha raccontato anche la sua esperienza con il Covid, un'esperienza molto dura, nonostante, lo diciamo spesso, capiti anche a sportivi, quindi a persone sempre molto allenate, che fanno attività fisiche sempre molto controllate, ma che sono state veramente molto male con il Covid. Sì, diciamo che non ce l'aspettiamo, anche perché sono, diciamo, personaggi che sono sempre tenuti sott'occhio, quindi insomma, purtroppo ha colpito un po' tutti questo Covid e fa capire come in realtà davanti alle malattie purtroppo siamo tutti quanti uguali. E questo dettaglio però fa anche capire l'umanità di Valentino Rossi, che si è poi anche
anche sempre distinto per questa sua caratteristica. Quello che però mi fa piacere è che comunque ognuno di questi sportivi ha trovato nella pandemia un lato positivo, quindi c'è chi si è innamorato, c'è chi ha deciso di parlare poi di alcuni lati del proprio carattere, di problemi di droga, di doping e così via. Forse perché non sono abituati a stare così tanto tempo in casa, fermi, magari non anche per quanto riguarda soprattutto il mondo dello spettacolo, senza la possibilità di fare cinema, di fare teatro, comunque con ritmi molto più lenti, quindi sono stati messi forse un po' davanti alla nuda e cruda realtà, hanno dovuto fare i conti con se stessi. Sì, anche perché giungere all'idea di voler creare una famiglia e non con la prima persona che passa, insomma, fa anche capire che lui probabilmente ha trovato la persona giusta a tutti gli effetti. Certo è che è una storia che va avanti anche da un po' di tempo, quindi fa ben sperare, e sicuramente, nonostante la differenza di età, probabilmente sono prima amici e poi complici e amanti, quindi questa è una caratteristica che sicuramente deve essere essenziale in un rapporto. Ed è quello che fa la differenza, che li fa durare poi a lungo, per forza. Abbiamo parlato anche del messaggio di Valentino Rossi che ha voluto lanciare proprio per quanto riguarda il Covid, soprattutto ai più giovani che lo seguono, ormai veramente abbraccia tantissime generazioni di appassionati. Ovviamente ha ripetuto tutte le regole necessarie per la lotta al Covid, ma ha anche lanciato un messaggio di speranza per quanto riguarda i vaccini. Infatti ha detto: bisogna avere assolutamente fiducia nella scienza, nella medicina e nella campagna vaccinale, che al momento sembra l'unico strumento per poter debellare definitivamente il Covid. Ha detto: quando sarà il mio momento sicuramente effettuerò la vaccinazione, nonostante io abbia avuto il Covid, e c'è un po' di preoccupazione. Diciamo che è una preoccupazione anche normale, perché le polemiche dell'ultimo periodo sui vaccini non sono mancate, quindi questo fa anche pensare, e soprattutto, insomma, ci troviamo di fronte ad una persona che esprime effettivamente il timore un po' di tutti noi, perché ci troviamo comunque di fronte a dei vaccini, non sappiamo come andrà a finire, e anche, diciamo, da vicino abbiamo vissuto con i nostri cari anche dei problemi molto particolari, quindi sicuramente le parole di Valentino Rossi, nelle parole di Valentino Rossi ci si può rispecchiare. È vero, noi intanto cambiamo argomento, ma neanche troppo, perché abbiamo parlato d'amore, abbiamo parlato della differenza d'età, quindi continuiamo ad aumentare questa differenza d'età, perché c'è chi si è rinnamorato, chi ha ritrovato l'amore in una giovane che in settimana ha conseguito anche la laurea, quindi una persona con la testa sulle spalle, che sa bene dove vuole arrivare, come fare carriera, e soprattutto ama studiare ed è una persona molto seria. Forse c'è qualcosa da dire sulla scelta del partner, ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Insomma, ognuno può scegliere chi avere al proprio fianco, diciamola così, va? Esatto, diciamola così. Stiamo parlando della nuova fiamma di Matteo Salvini, Francesca Verdini, 28 anni, quindi ben 20 anni in meno del Matteo nazionale, un amore che va avanti e che sembra veramente indissolubile, tante foto sui social, ma soprattutto questo momento, quello della laurea di Francesca, molto molto intenso. Infatti le ha rivelato che in realtà non aveva svelato a nessuno il giorno della sua laurea, invece si è ritrovata poi parenti ed amici anche a distanza, ovviamente in videoconferenza, ma soprattutto c'era Matteo con mille sorprese, tantissime attenzioni, e lui veramente ha fatto la differenza e può essere l'amore della vita. Diciamo che questa notizia capita un po' a fagiolo, perché insomma, abbiamo visto in questi giorni anche l'ex di Matteo Salvini, che insomma è sbarcata sull'Isola dei Famosi, quindi guarda caso fuoriesce anche un gossip su Matteo Salvini. Sicuramente, insomma, si tratta di persone, di ragazze che sono state attirate dal Matteo nazionale, però che allo stesso tempo hanno comunque delle basi, delle fondamenta e dei principi molto molto solidi. Fatto sta che comunque la differenza di età per noi è un po' tanta, anche perché, insomma, ci sono progetti di vita, soprattutto quando si hanno tanti anni di differenza, totalmente diversi. Sappiamo che comunque si tratta, nel caso di Matteo Salvini, di un politico, quindi che ha una vita molto particolare, molto frenetica, e al contempo invece la compagna deve cercare di trovare la propria strada, certo, perché comunque, insomma, nell'epoca Covid è difficile anche per lei ritrovare la possibilità anche di avere un lavoro.
È verissimo, infatti percorsi di vita ovviamente diversi, una carriera ben avviata in politica, quella di Salvini, invece per Francesca che si è appena laureata in economia e direzione delle imprese, tutto ancora ovviamente da scoprire, ma con il grande appoggio di Matteo. Infatti dicevamo già prima che il rapporto sembra ormai andare avanti su basi molto solide, tanto che ovviamente hanno fissato anche dei punti fermi, il cane. Ovviamente poi c'è la figlia di Matteo, sì. Mirta, che è anche un punto fermo della vita di Francesca, poiché è entrata subito in queste dinamiche familiari, e poi già hanno parlato di matrimonio. Eh beh sì, insomma, tolto il dente della laurea, entrambi diciamo vanno sulla stessa lunghezza d'onda, perché insomma Matteo Salvini, soprattutto nel periodo della crisi di governo, insomma, si è dimostrato essere molto attento alle dinamiche popolari, quindi insomma al problema del lavoro e ai disoccupati, quindi insomma guarda caso Francesca è laureata in economia e quindi interessata poi specializzata nel campo delle imprese, e questa può essere sicuramente una linea guida, perché nel caso insomma di Salvini potrà sicuramente aiutarla poi a trovare la propria strada. Spero solo che insomma non sarà una fiamma del momento, ma che insomma duri un pochino, perché diciamolo che nel passato con la Esoardi Salvini ci ha fatto sognare un pochino dal punto di vista sentimentale. Era una bella coppia, è vero, una bellissima coppia, e sembrava anche potesse durare nel tempo, cosa che ahimè invece non è successa. E invece non è successa, sempre per problematiche caratteriali, insomma, diciamo che Salvini è un tipo un po' particolare. E quindi... Esoardi ha anche un carattere esatto. Bello forte, quindi evidentemente cozzavano. Quindi insomma bisogna trovare un equilibrio, mettere i punti fermi in un rapporto è un'arma a doppio taglio, perché insomma si creano poi anche un pochino dei limiti, però avendo diciamo alle spalle già una famiglia e quindi un figlio, è anche giusto che Salvini insomma abbia deciso poi anche di dare il giusto spazio a elementi fondamentali della sua vita. Poi come ben sappiamo i matrimoni che nascono in questo periodo non sempre vanno benissimo, come abbiamo già detto nelle scorse puntate. Insomma, finché non avete l'anello al dito evitate di dire che state per sposarvi, perché c'è qualcuno che insomma porta sfortuna, non sappiamo chi. Esatto, temporeggiate, sarà il periodo ovviamente, la convivenza stretta, però succede sempre di tutto. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Teleprima, ben ritrovata Elvira. Ben ritrovata Alessia, è durata È durata un po' troppo questa pubblicità. Questa pubblicità infatti ci ha proprio allontanato dalla realtà. Scherzi a parte, siamo pronte perché il nostro terzo argomento è sicuramente quello che si può chiamare gossip proprio per antonomasia. Sì. Allora, primo elemento. Vai, sapevi pronta. Di un figlio di Barbara D'Urso? No. Anch'io. Devo dire la verità che me ne dispiaccio, vista soprattutto insomma la persona. Bel ragazzo, in questo... ragazzo, infatti. Un bel gnocco, diciamolo proprio. Sai, qualcosa assomiglia anche a Barbara, magari il sorriso, l'essere molto socievole. Sapevamo che c'erano dei figli, perché insomma la cantilena della D'Urso è sempre la stessa, prima il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e poi il vostro, la sappiamo la cantilena, però non avevamo mai visto questi figli che teneva ben nascosti, e adesso capiamo il motivo insomma. Esatto, tale ragazzo in questione, Emanuele Berardi, figlio della notissima showgirl, possiamo dire ormai, sì.
della televisione italiana, perché l'abbiamo vista in vesti di presentatrice, attrice, quindi veramente fare di tutto nel corso di questi anni, anche in questi mesi abbastanza al centro di polemiche per il suo programma cult della domenica, che non sta andando benissimo. Infatti ogni settimana le tirano un po' i piedi dicendo: ah, è l'ultima settimana, ora chiude. C'è anche un po' di bagarre con Queen Mary, quindi non è un periodo proprio felicissimo. Purtroppo no, anche perché insomma si parla di due donne, come abbiamo detto già nel passato, che insomma hanno dominato lo schermo per tanti anni. Certo è che c'è qualcosa che non torna nel discorso della D'Urso, perché ogni volta insomma, a dispetto invece del telegiornale, dice che gli ascolti sono sempre molto alti, ma il telegiornale, quando invece nomina gli ascolti della giornata, la D'Urso non la nomina mai. E questo insomma ha creato anche un pochino di crisi in Barbara D'Urso, che si è trovata un pochino spiazzata, perché comunque abbiamo visto che è inarrestabile, quindi insomma tutta la settimana tiene compagnia agli spettatori con diversi programmi, e poi la domenica insomma fa un tour de force tra il pomeriggio e la sera per cercare comunque di dare dei contenuti. Certo è che avere insomma alle spalle una storia sentimentale molto travagliata l'ha poi portata anche a chiudersi un pochino in se stessa, quindi a non dare troppo adito al gossip, e questo può essere anche il motivo per il quale insomma non sapevamo della bellezza di questi figli. È vero, anche se sui social lei si diverte tanto, sì, con i selfie, con questi video dove ricalca anche molto un po' il suo personaggio che si è costruita in quest'arco di tempo. Sì, diciamo che ci fa anche sorridere, perché ci sono diverse caricature della D'Urso, però lei la prende sul ridere, probabilmente. È la prima che ci gioca. Ma ci sta, insomma, anche perché sappiamo bene delle luci televisive che insomma la fanno sembrare un angelo, ma allo stesso tempo però devo dire che ha mantenuto sempre la stessa linea, quindi se si cade un pochino nel trash è quello che poi insomma anche attira il pubblico a casa. Eh sì, quello che piace agli italiani, soprattutto magari in questo momento dove vogliono sentire la chiacchiera, l'inciucetto, l'amore finito, i protagonisti dei reality, influencer e tutto il resto, insomma. Riparlando proprio di Emanuele, sembra che sia scoccato l'amore, per ritornare al tema iniziale. Infatti sembra proprio che sia lui la nuova fiamma di Bianca Zei. In realtà abbiamo già visto questa liaison negli scorsi anni, infatti 2 anni fa persino erano stati già paparazzati insieme con questo scoop. In realtà però si trattava, dicono almeno, soltanto di un'amicizia, almeno di una simpatia che ci ha messo un bel po' poi prima di sbocciare in amore. Eh sì, anche perché insomma Bianca Zei ha sofferto molto, moltissimo per amore, ricorderai la sua presenza all'Isola dei Famosi, insomma ha fatto un percorso molto particolare, e da lì era arrivata insomma col cuore a pezzi, quindi probabilmente insomma non era il momento giusto per creare questo legame. Certo è che insomma queste rotture fanno bene ai cantanti, perché poi creano dei pezzi, delle canzoni che sono poi molto particolari. Quindi vero, le canzoni d'amore sono sempre le più belle, soprattutto quelle degli amori finiti. Sì, quindi soffrite perché almeno cantate bene. E nel caso invece di insomma della storia sentimentale sono contenta, anche se anche in questo caso c'è un po' di differenza d'età, però a quanto pare insomma nessuno crea questo problema, insomma va bene per tutti quanti, quindi va bene anche per noi. Anche Bianca è una bellissima donna, sì, quindi si porta bene la sua età, però c'è sempre un però. Proprio all'Isola dei Famosi Bianca Zei aveva stretto amicizia con Jonathan, sì, il notissimo GFino, influencer, esperto di moda che vediamo spesso in TV. E c'era un rapporto un po', diciamo, ambiguo tra, sì, i due, nel senso che si sono subito molto legati l'un l'altro anche tramite l'esperienza del reality, ovviamente, dove proprio avevano bisogno di un appoggio per trascorrere i loro giorni di solitudine. Ma in particolar modo anche in un secondo momento, all'uscita dello stesso reality, hanno continuato a frequentarsi, baci, abbracci, e non si è mai realmente compreso poi
se si stesse portando avanti proprio una relazione o un'amicizia speciale, diciamo così. Sì, diciamo che ci hanno giocato anche un pochino. Molto. Perché avevano la possibilità anche di cavalcare l'onda del successo. Certo è che, insomma, nel caso di Jonathan era già noto e anche Bianca Azzei, quindi diciamo ha fatto anche un po' discutere questa amicizia, perché insomma dal punto di vista caratteriale sembravano totalmente distinti. Jonathan è una persona che comunque, al di là dell'apparenza che è molto stravagante, è una persona molto riflessiva, molto posata, al contrario invece della Azzei, che è una donna insomma che riflette molto dal punto di vista sentimentale, però è molto fragile. Quindi questa contrapposizione probabilmente creava anche il giusto compromesso tra i due. Fatto sta che non avevano poi ufficializzato nessun legame, parlavano solo di amicizia, sebbene ci fossero state foto di cene, insomma, dormivano insieme, quindi c'erano diverse cose che non andavano. Però su questo nuovo rapporto, insomma, poi si crea un'ulteriore bufera, perché c'è stata anche la dichiarazione di Jonathan che... Eh sì, arriviamo proprio al punto clou, perché Emanuele e Jonathan sono molto molto amici. Sì. Infatti ci sono delle foto proprio di Jonathan scattate da Emanuele, che è molto bravo nella fotografia, serate insieme, fotografie insieme. Quindi dicevi delle dichiarazioni? Delle dichiarazioni che hanno fatto un pochino discutere, perché a quanto pare, insomma, per Jonathan questo legame non è in realtà destinato ad evolversi, è come se ci fosse una semplice attrazione fisica, ma niente di più. Almeno queste sono le voci di corridoio, quindi insomma fa pensare anche questo, se si è amici... Insomma, criticare... Una reazione un po' strana, una diciamo. Una reazione un po' strana, però potrebbe anche essere che, conoscendo molto bene Bianca Azzei e Emanuele, probabilmente sa alla perfezione che i loro caratteri non possono andare bene alla lunga. Avrà pensato amici amici e poi ti rubano la bici, esatto. Come si dice in gergo, la polpetta dal piatto, come esatto. Dico spesso anche ai miei amici, che poi si distraggono, arriva un altro e zac, conquista le loro prede. Però fatto sta che sembra al momento un piccolo triangolo questa situazione, con situazioni risolte passate, con questa nuova liaison in attesa di evoluzioni. Diciamo che a loro piace anche creare queste dinamiche, perché comunque era un po' di tempo che non si parlava di Jonathan, di Bianca Azzei, non parlo di Emanuele perché comunque insomma era poco noto già prima, insomma lavorava nel suo senza strafare. Nel caso invece di Jonathan e Bianca Azzei non si parlava da molto tempo di loro, quindi probabilmente c'è qualcosa sotto che non ci viene detto, chissà. Cosa accadrà, anche perché insomma questo legame sembra che si stia per rendere pubblico, invece Jonathan dice tutto il contrario, che in realtà non c'è niente tra i due, insomma non si capisce niente, ognuno fa quello che vuole, ognuno dice quello che vuole. Sì, come al solito, diciamo, sì. D'altra parte noi speriamo ovviamente che Bianca Azzei, l'abbiamo detto, ha sofferto tanto in passato per amore, possa trovare proprio la persona giusta a prescindere da chi essa sia. Sì, anche perché lei è, spero che insomma anche da questo punto di vista sia cresciuta un pochino, perché bene è mostrarsi fragili, però vulnerabili è un'altra cosa, quindi le persone possono tranquillamente approfittarne, soprattutto se poi si è dei personaggi pubblici, quindi bisogna stare attenti. È verissimo. Ultimo argomento, ma anche qui rispettiamo il nostro fil rouge, perché parliamo di amore, ma anche di amori che non sono andati a buon fine. Quando parliamo di lei ci risulta tutto veramente molto molto strano. Se non c'è speranza per lei, figuriamoci per noi. Eccoci insomma qua. E stiamo parlando della bellissima Jennifer Lopez, che ahimè è proprio vittima della maledizione dell'anello. Sì. Appena indossa l'anello regalato dal suo attuale fidanzato, o come è successo in passato persino marito, zac, si lascia. Poraccia, insomma, poraccia, poverella, anche perché insomma... È una donna bellissima, nonostante l'età, mantiene ancora alti gli ascolti su qualsiasi video che fa, però effettivamente insomma la vediamo sempre sofferente e sempre sola, perché tutti i rapporti che instaura poi alla fine
terminano sempre in malo modo. Ha alle spalle parecchie relazioni che hanno fatto comunque sognare, anche se devo dire la verità che ha rilasciato sempre poche interviste sui suoi rapporti sentimentali. Ha cercato sempre di puntare molto la popolarità su, ad esempio, film, canzoni e anche apparizioni televisive. Però qualche tempo fa si era resa protagonista di una intervista dalla mitica Oprah, dicendo appunto che credeva in questa maledizione dell'anello, e guarda caso dopo poco è capitato di nuovo, perché insomma nulla ha frenato il compagno a volerla sposare. Il problema è che poi, quando si avvicina la data delle nozze, poi tutti quanti si tirano indietro perché magari non si sentono pronti. Eh sì, è troppo impegnativo effettivamente, perché comunque è un personaggio famoso davvero in tutto il mondo, una bellissima donna, bravissima, quindi forse non si sentono all'altezza e si tirano indietro effettivamente. Anche se però girano tutti quanti intorno comunque all'entourage della Lopez, perché si tratta nel passato Mark Anthony, al momento insomma questa relazione comunque ha a che fare col suo ambiente lavorativo. Quindi comunque è come se si fosse in un unico grande reality, e quindi le persone sono più o meno sempre le stesse, soprattutto per quanto riguarda l'epoca pandemica, perché non si può uscire, non si può andare al bar, non si può andare al cinema, quindi dove si incontrano? Al lavoro. Al lavoro. È l'unico. Tranne per noi ovviamente, che né al lavoro né al supermercato, scherziamo. Ovviamente facendo proprio la storia dei brillocchi di Jennifer Lopez, come possiamo vedere in grafica, perché li abbiamo riassunti almeno negli ultimi, si parla ovviamente di anelli stratosferici, ovviamente, da cifre blu che non stiamo neanche qui a dire. Si è partito infatti dal 1997, dal primo fidanzamento di Gelo, e questo bellissimo anello, come possiamo vedere in grafica, lei è veramente già bellissima e giovanissima. Persino il secondo fidanzamento nel 2001, nuovo anello, Ben Affleck, poi Mark Anthony con vari tira e molla. E puntualmente si è arrivato poi Alex Rodriguez, quindi l'attuale fidanzato, possiamo dire ex fidanzato ormai, con questo bellissimo diamante da 20 carati di circa $100,000 e molto molto di più. Una relazione che andava avanti dal 2017, ma appunto sempre attentissimi i paparazzi nelle ultime uscite hanno notato che effettivamente l'anello non è più sulle mani di J.Lo, e quindi da qui sono partiti i gossip e le prime chiacchierate, effettivamente confermando poi la rottura del fidanzamento. Io consiglierei a J.Lo di creare insomma una sorta di e-commerce per questi anelli, di modo tale che insomma almeno un peccato, se li rivende effettivamente, perché poi li tieni lì magari e non li metti, è peccato, J.Lo. Sì, o li metti e te li infischi insomma tutti insieme, sai, hai 10 dita, quindi insomma i compagni finora sono stati 4, c'hai ancora spazio, quindi pensaci, perché magari puoi, visto che in questo periodo tutti stanno lanciando sempre nuove idee per l'e-commerce, magari anche in questo caso insomma fai successo anche da quel punto di vista. Potrebbe essere veramente una bellissima idea, in attesa che ovviamente J.Lo ritrovi l'amore, e siamo certe che gli spasimanti non manchino. Anche perché insomma in questo periodo ci sono parecchi ritorni di fiamma. Abbiamo parlato di Jennifer Aniston e l'incontro con Brad, e magari chissà, nella mia testa c'è ancora il legame con Ben Affleck. Ditemi quello che volete, però io non riesco a immaginare J.Lo con una persona diversa da Ben Affleck. Li vedevo affiatati, li vedevo felici, e invece hanno distrutto il mio piccolo cuoricino, perché insomma hanno deciso che le cose non potevano andare oltre, soprattutto perché insomma sul set lei crea poi anche queste dinamiche particolari che fanno sognare un po' tutti, quindi è un peccato che nella vita privata non riesca poi a trovare un equilibrio. Bravissima anche attrice, poi sì, mi piace tantissimo, simpaticissima, bellissima, veramente sempre team J.Lo, possiamo, sì, dire sempre. Con questo noi cari amici siamo in chiusura, è terminata questa nuova puntata di Gossip Mania, ma non vi preoccupate, torneremo presto. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie soprattutto a voi che ci seguite con sempre tanta passione, ma anche tanto divertimento, perché ce lo dite che vi divertite insieme a noi ogni pomeriggio, quindi buon proseguo di giornata e soprattutto alla prossima con Gossip Mania.